Buongiorno, ben ritrovati tutti qui e innanzitutto diamo gloria al Signore per questo nuovo giorno. Iniziamo quindi chiedendo al Signore di benedirci, che il Signore benedica tutti grandemente e invii il suo Spirito su di noi e anche dentro di noi, nelle nostre menti, nel nostro cuore, affinché le azioni che compiamo in questa giornata siano tutte secondo il suo spirito. Il versetto di oggi, il messaggio che il Signore oggi ci invia, è tratto dal Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetto 13. Dice: "Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "Oh Dio, abbi pietà di me". Quindi qui ci parla della storia, della preghiera, come viene affrontata dal pubblicano e dal fariseo. Poi dopo ne parleremo, dopo aver ascoltato un brano. Qua ci fa capire appunto che quando ci rivolgiamo a Dio non ci dobbiamo rivolgere con l'orgoglio, con questo senso di superiorità rispetto ai nostri fratelli, rispetto agli altri, ma anzi dobbiamo essere bisognosi di Lui e sempre chiedere la sua misericordia, perché nessuno di noi è perfetto. Dopo lo andiamo a spiegare meglio. Il brano di oggi si chiama "Tu sei la forza", perché noi non possiamo contare sulle nostre forze in quanto umani. Siamo in un corpo umano, in un corpo materiale che comunque si deteriorerà, quindi non siamo onnipotenti, ma possiamo contare invece sulla forza del Signore che ce la dà attraverso il suo Spirito Santo e col suo Spirito dentro di noi, allora noi siamo veramente degli esseri potenti, degli esseri divini. Tu sei la forza, ascoltiamola insieme. Più quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza. Perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è me. Tu sei la forza nella
Gesù. Grazie Gesù che sei qui con noi, ci accompagni in ogni giorno della nostra vita verso di te, verso l'eternità. Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, vincerò comunque. Se Gesù, tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza, la debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei il mio Dio, l'unico. Tu sei il mio Dio, non dubito. Bellissimo questo brano. E adesso andiamo a leggere il messaggio di oggi dal versetto del Nuovo Testamento. Un messaggio. Ogni giorno il Signore ci rivolge un messaggio lungo il cammino che ne stiamo facendo assieme con Gesù Cristo. Il messaggio di oggi lo prendiamo dal Vangelo di Luca, il capitolo 18, versetto 13. Parla del pubblicano e del fariseo che entrarono nel tempio e pregarono. Vediamo la differenza. Il versetto dice: ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me. Vediamo la differenza di queste due preghiere. Qual è più gradita al Signore, no? Signore, ricordiamo che amore, misericordia e perdono. Quindi, vediamo. La scrittura e la spiegazione del versetto ci dice Luca, l'evangelista Luca, no? Il dottor Luca, che ha scritto il Vangelo appunto, pone a confronto un fariseo e un pubblicano recatesi al tempio a pregare. Il fariseo non fa altro che parlare con se stesso, no? Si mette lì e parla. Cosa dice questo fariseo? Vantandosi, si vanta, vantandosi del suo fare. Non invoca Dio, non dice: Dio abbi pietà di me, Dio perdonami, Dio fortificami, Dio guidami. No, no, lui è già pieno, troppo pieno di se stesso per poter chiedere l'aiuto di Dio. Quindi non invoca Dio, lo ringrazia, ma perché lo ringrazia? Lo ringrazia perché si reputa migliore degli altri per le sue azioni. Il pubblicano invece, non conoscendo e non praticando la legge come il fariseo, non ha l'ardire di entrare, teme anche di entrare nel tempio, no? Allora si ferma sulla soglia. Sulla soglia non ha il coraggio di alzare gli occhi per le sue mancanze, si sente indegno, si sente peccatore, si sente miserevole. Eleva un grido breve, non dice tutte quelle parolone, quella spilza di parole che usavano i farisei, no? Dice semplicemente: oh Dio, sii placato verso di me, cioè usa il tuo amore, usa la tua misericordia verso di me. Due preghiere così diverse, ma con un unico destinatario, Dio, che è grande in misericordia, no? Il punto focale è proprio questo, la misericordia di Dio, la sua misericordia e le sue compassioni. Si rinnovano ogni giorno Dio è misericordioso con noi, perché se non fosse misericordioso ci avrebbe già abbandonati. Invece è un padre amorevole e misericordioso, non dimentichiamolo mai, ci dice il contrario, sbaglia. La compassione è un'azione di Dio che accoglie chiunque va a lui, non fa alcuna differenza.
non sarà con le azioni che compiamo, per quanto possono essere fatte anche bene, a giustificarci. Non sono le nostre azioni che ci giustificano, perché noi non siamo perfetti, non avendo la perfezione, tendiamo sempre a sbagliare, anche quando le facciamo, cerchiamo di farle bene, però le nostre azioni non possono mai, mai, mai portarci la salvezza da sé. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio, della misericordia di Dio. E, diciamo, sì, la compassione è un'azione di Dio che accoglie chiunque va a Lui, non sarà con le azioni che le compiamo. Quindi, ma nel nostro riconoscerci bisognosi del suo soccorso, noi dobbiamo ubbidire a Dio, umiliarci davanti a Dio e sentirci piccoli, piccoli, piccoli. Sì, siamo grandi quando siamo suoi figli, ma così piccoli quando pecchiamo, quando stiamo nell'errore, quando stiamo nei vizi, no? Siamo così miserevoli, perché ci lasciamo travolgere da cose negative, da cose che sono contrarie a noi. Dio ci ama, ci perdona, ha la misericordia, ci aiuta, ci sorregge, però dobbiamo anche riconoscerci delle persone piccole, deboli, fragili. Cosa siamo in fondo? Sì, siamo forti, ma quando siamo forti? Quando abbiamo lo Spirito suo, no? Nel nostro alzare le mani troveremo giustificazione dinanzi a Lui e riceveremo grazia e misericordia. Quindi qui dice: la grazia è la disponibilità del Signore a non guardare al tuo passato. Sono le sue braccia aperte per accoglierti, mentre odi, io sono morto anche per te. E queste braccia sono pronte a farti sentire l'amore, la consolazione, il perdono che il tuo cuore necessita. Quindi dice: la grazia divina è a nostra disposizione fino a quando saremo in vita. Brevemente, io praticamente facciamo un po' di chiarezza su chi erano queste due figure. Vabbè, i farisei erano un movimento, una setta, perché al tempo di Gesù c'erano, tu, anche se credevano in un unico Dio, perché loro, i giudei, gli ebrei credevano comunque in un unico Dio, erano divisi in varie sette, religiose. C'era, vabbè, c'erano i farisei, c'erano gli scribi, che di solito erano dei farisei, che però leggevano le scritture, interpretavano le scritture e le spiegavano. Quindi i cosiddetti dottori della legge, detta anche maestri, detta anche rabbi, no? Maestri. Poi c'erano appunto i farisei, che era un movimento politico-religioso, che stavano più a contatto con la potenza di Roma. Comunque avevano un ruolo primario, anche loro, nel governare un po', la Giudea. Erano insomma i principali. C'erano i Sadducei, e praticamente c'erano anche gli Esseni al tempo di Gesù, si pensa che Gesù abbia conosciuto anche il gruppo degli Esseni. Però, i farisei che parliamo qui sono appunto questo gruppo politico-religioso che erano molto dediti alla Torah. Loro rispettavano la cosiddetta Torah, che sarebbe la legge mosaica. Erano anche un po' come delle chiese di oggi, delle religioni di oggi, piene di dogma, piene di divieti, piene di indicazioni, piene di cose che alla fine erano solo esteriorità, erano soltanto per farsi notare, per farsi vedere, per essere, sentirsi buoni, giusti, migliori, no? Anche la parola fariseo, significa separati. Separati da che? Separati dagli altri, perché loro si ritenevano puri, persone perfette, che insomma non dovevano avere a che fare con gli altri, perché si sporcavano. Gli altri li chiamavano inferiori a loro, per loro i gentili, i pubblicani, le altre sette, rispetto a loro erano inferiori, cioè i migliori erano loro. Quindi avevano questa altezzosità, questo sentirsi gli unici buoni, gli unici che Dio avrebbe preferito. Invece Gesù è venuto e ha buttato tutto giù questa loro convinzione. Gesù ha cercato di scardinare tutto, ecco perché era mal visto dai farisei e dagli scribi, perché Gesù è venuto e dice: no, tu non sei migliore di un altro, tu sei uguale agli altri. Dio ama tutti allo stesso modo, Dio vuole salvare tutti allo stesso modo. Quindi immaginate questi qua che detenevano
questi posti importanti che detenevano questo potere, questa loro superiorità, se avrebbero mai potuto accettare un messia come Gesù che gli diceva: tu sei uguale a un pubblicano, tu sei uguale a un gentino, tu sei uguale a un samaritano. Cioè, ma non, per loro non esisteva, e loro erano gli unici puri, gli unici migliori. Poi noi, come sappiamo, Mosè aveva ricevuto da Dio i comandamenti, le leggi, ma quali erano che sono state scritte sulle tavole di pietra col fuoco? Sono soltanto 10 comandamenti che Dio ha dato. Non uccidere, non rubare, ama praticamente il Signore Dio tuo, non desiderare la roba di altri, onora Dio, onora le feste, onora il padre e la madre. Questo è il decalogo che Dio ha dato a Mosè. Poi, dopo, l'uomo ha aggiunto con la sua mano, con le sue idee, altre leggi, per mettere dei pesi alle persone. Quindi, con tutte queste regole e regoline che questi farisei mettevano, come poteva l'uomo ottenere la salvezza eterna? Perciò Gesù diceva: voi mettete i pesi sugli altri, ma poi voi stessi non li osservate. Facevano un po' come fanno adesso tanti capi religiosi, no? Che alle persone fanno venire degli scrupoli, gli altri sono sempre i peccatori, loro, e poi loro si comportano peggio, loro si comportano peggio. Cioè, quello che dicono dopo non lo mettono in pratica. Invece è nell'azione che si vede la persona, in vero cristiano, nella coerenza. Se c'è incoerenza, per quando sì possiamo dire siamo fragili, siamo uomini, cadiamo, lì non si tratta di cadere, lì si tratta di dire: a te fai una cosa, io spontaneamente di mia volontà ne faccio un'altra. Quindi è molto differente, no? Poi il fariseo qui si è messo in mostra. Il fariseo diceva: io sono il migliore, sono... non è giusto considerarsi migliore degli altri. Noi siamo tutti uguali. Questa è l'umiltà. L'umiltà non è dire: io sono inferiore agli altri. No, questo no, perché noi abbiamo una dignità. Il nostro corpo, quando abita in noi lo Spirito di Dio, quindi è il tempio, è la dimora dello Spirito Santo, quindi è bene adeguarsi anche a rispettare il nostro corpo. Rispettare significa anche non fargli del male, no? Con bevande cattive, con vizi, con cose che lo vanno a deteriorare. Quindi dobbiamo onorarlo perché è tempio dello Spirito Santo, questo è il motivo. E noi siamo figli di Dio, quindi come figli di Dio siamo figli del Re e meritiamo, non per nostro merito, per le nostre opere, ma essendo figli di Dio, noi dobbiamo ottenere quello che nostro Padre ci dà, perché noi facciamo parte della stessa famiglia di Gesù Cristo, no? Però essere umili significa non riconoscerci superiori a nessuno, nessuno. Questo lo dobbiamo tenere in mente, sia che siamo, no, non c'entra niente il titolo, la cultura che abbiamo nella vita, l'intelligenza. Questo non significa assolutamente niente, perché Gesù ha detto che lui ha nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli. Quindi non ci riteniamo superiori agli altri, anche se siamo in un ambito religioso, anche questo, anche se siamo già, ci sentiamo arrivati, ci sentiamo i capi come prima, i capi delle sinagoghe, no? I gran maestri, i rabbi, i profeta, i pastori, gli evangelisti, qualsiasi ministero abbiamo nella nostra vita, oppure anche se non abbiamo un ministero, ma sappiamo, crediamo di sapere tutto della spiritualità e di Dio, e gli altri li riteniamo inferiori a noi, ignoranti, e cosa? Dobbiamo fermarci un attimo, farci un esame di coscienza e capire che Gesù non ha mai detto questo, perché tutti, tutti arriveremo alla spiritualità vera, al vero messaggio di Gesù Cristo. Però se pratichiamo una sola cosa, la comprensione, la tolleranza, perché se noi perdoniamo gli altri saremo perdonati, perché nessuno di noi è migliore di un altro, vedi? Ecco perché i farisei erano malvisti da Gesù. Cioè, figuriamoci poi loro come vedevano Gesù che andava a pranzo dai pubblicani, andava a pranzo dove c'erano prostitute, pubblicani, gentili. È normale, perché oltre a essere convinti di essere nel giusto, e questa è la cosa a volte che rovina molti capi, cioè loro si credono che hanno letto quel libro, hanno letto quella cosa, che poi l'hanno interpretata a modo loro, sono nel giusto.
invece stanno andando proprio sulla strada opposta e stanno impedendo alle persone di arrivare alla salvezza, al risveglio, a riconoscere chi siamo veramente. Questo è l'errore. Questo è quello che volevo dire. E quindi Gesù ci ha insegnato due cose: ad amare Dio, ad amare gli altri, quindi a non fare del male a nessuno, e che siamo tutti uguali. Lui andava da tutti, non diceva io sono puro, mi sporco se me la faccio con questo, con quello. No, no, anzi, lui ci andava perché sa che dietro delle facciate a volte si nascondono veramente dei cuori puri, dei cuori veri. E dobbiamo dare la possibilità a tutti. Dio l'ha data anche a noi che siamo, cioè siamo delle persone veramente con tanti difetti, tanti, ognuno di noi ha tanti difetti, non ci reteniamo, però Dio ci ama lo stesso, quindi non vi preoccupate, eh? Non è il Dio delle religioni, non è il Dio che dei precetti, non è il Dio delle regole, eh? Cioè, Gesù è venuto ad abolire la legge. Noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. Perché gli uomini hanno messo delle leggi per sentirsi migliori degli altri. Quando gli unici comandamenti di Dio è di amare gli altri. Quindi amare gli altri significa non uccidere, non rubare, non fare del male agli altri. Cioè, alla fine onorare Dio, stare con Lui, stare col suo spirito, essere Suoi figli. Questo è quello che vuole da noi. Poi tutte queste piccole sciocchezze esteriori non contano nulla, neanche le nostre opere. L'unica cosa che conta è quando apriamo il cuore all'amore, quindi aprire il cuore all'amore significa comportarci. E certo, le azioni valgono, ma quando valgono? Quando sono fatte perché noi le facciamo per Dio, non le facciamo per vantarci, anche se diamo una mano a qualcuno, facciamo beneficenza, non ci facciamo le foto, non lo mettiamo sopra i giornali, non lo diciamo a tutti perché già abbiamo avuto il premio dagli uomini, eh? Ma se invece vogliamo avere il premio spirituale, un premio che ci fa anche crescere, dobbiamo tenerlo solo per noi, perché se noi aiutiamo qualcuno lo facciamo perché veramente l'abbiamo fatto col cuore, l'abbiamo fatto perché sentivamo l'esigenza di farlo per il bene del nostro fratello, perché vedere la gioia sul suo viso significa essere gioiosi anche noi stessi nel nostro cuore. Non lo facciamo per far dire oh, come sono brava, come sono bello, ho dato, ho fatto. Assolutamente, assolutamente. Questo non va bene. Tenetele nascosto la mano destra, non sappia quella che fa la sinistra quando fate qualcosa. L'unica cosa sì che si può fare è dire agli altri di aiutare, perché no? Dire aiuta è giusto, questo sì, si pubblicizza questo, ma non dobbiamo mettere in difficoltà gli altri fratelli. E poi quando un fratello si pente del male che ha fatto, non stiamo sempre lì a giudicare, a puntare il dito e a vederlo come era in passato, perché quando noi chiediamo perdono al Signore delle nostre colpe e capiamo che siamo andati su una strada sbagliata e che abbiamo bisogno di rinnovarci, di risorgere a vita nuova, di essere un essere spirituale nuovo. Dio cancella tutto ciò che è stato. Quindi dimentica il nostro passato, anche se fosse il più negativo, il più nero, il più sporco, Dio lo cancella. Quindi come Dio fa con noi, così dobbiamo fare noi con gli altri. Quindi quando una persona cambia, si rinnova e si dà a Dio, dobbiamo dimenticare quello che è stato in passato, perché quella persona non esiste più, esiste quella presente, la nuova creatura. Ecco qual è la differenza. Quindi oggi che cosa ci dice il Signore? Ci dice: non sentitevi migliori di nessuno, abbiate bisogno di Dio, confidate nella sua misericordia, nel suo aiuto, nella sua forza, nel suo spirito. Sarete potenti, sarete divini, ma se siete nello spirito di Dio. Ma non siete superiori agli altri, eh? Né per titolo, né per cultura, né per ricchezza e né per spiritualità. Sarà Dio a giudicare, non spetta assolutamente a noi, perché noi non, in questo mondo non siamo capaci, non ne siamo coscienti. Dovremmo avere veramente la mente e gli occhi di Dio. E non li abbiamo. Questo è quello. Non li abbiamo ancora. E più invece avremo la mente e gli occhi di Dio, e più non sentiremo più il bisogno di giudicare gli altri e di puntare il dito. Sentiremo invece il bisogno di amare, di perdonare. A volte neanche di perdonare, perché alla fine sappiamo che tutti commettiamo degli errori. E quindi l'unica nostra gioia è vedere l'altro cambiato per il suo bene, non perché io ci devo trovare un tornaconto, eh?
Non facciamo sette però come i farisei, come gli scribi. Gesù non amava le sette. Gesù è venuto per tutto il mondo. Lui ha eliminato le cose settarie. Non esistono sette chiuse. Se voi amate Gesù, siete uguali agli altri che amano Gesù. Non esiste il migliore, il peggiore, la setta mia, la comunità mia, la chiesa mia. No. Siamo tutti fratelli in Dio. Quindi eliminiamo questa superiorità delle sette. A volte le chiese si fanno anche concorrenza tra loro, la mia è migliore, la tua è peggiore. Assolutamente. Certo, se qualcuno sbaglia e manda gli altri allo sbaraglio, è un bel problema, si dovrebbe anche fermare. Questo è giusto se non è mandato da Dio. Però essere a promuovere la propria comunità, a sentirsi migliore delle altre, anche questo è uno spirito settario che Gesù non ha mai condiviso. Infatti lui non ha condiviso questo. Gesù è andato a casa di tutti, pubblicani, gentili, peccatori, non peccatori, farisei, di tutto, di tutti, tutti, perché per lui eravamo tutti uguali. Non dimenticatelo mai. E adesso io vi saluto. Con la pace del Signore, con la pace di Gesù sicuramente, che oggi scenderà nella nostra vita e ci aprirà gli occhi sulle rivelazioni spirituali, sulla verità, e che man mano sul nostro cammino vedrete, anzi vedremo, che andranno via tutte le bugie, che le religioni, i dogma, le tradizioni ci hanno inculcato e saremo finalmente liberi nell'amore di Cristo. Io vi saluto, ci ascoltiamo un altro po' di brano, così iniziamo la giornata nello spirito del Signore. Come sempre, da parte di Gesù, io vi dico pace a voi. Ascoltiamo il brano, un pochino. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me. Le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo in me. La debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che senza, tu sei mio Dio, l'unico. Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo.